Cioè, sottomettere l'individuo ad una verità rivelata, ad una verità che si antepone, che si contrappone alle proprie emozioni, ai propri sentimenti, ai propri desideri, porta l'individuo a distruggersi, porta l'individuo a non riuscire a partorire il proprio corpo luminoso alla morte del corpo fisico. E un esempio del genere noi l'abbiamo vissuto qualche giorno fa quando è morto Wojtyla. Wojtyla è morto disperato, perché Wojtyla era consapevole, come ogni persona ne è consapevole al momento della morte, se ha o non ha capacità di affrontare la morte del corpo fisico. Wojtyla è morto da disperato perché non aveva energia, non aveva la forza per affrontare la morte del corpo fisico. Ha macellato, ha massacrato, ha stuprato gli esseri umani attraverso la sua verità, attraverso l'imposizione del suo Dio, attraverso la violenza con cui ha attraversato l'intera sua vita, proprio per soddisfare se stesso, soddisfare il proprio ego, soddisfare il proprio essere rappresentanza di Dio padrone sulla terra. Nel far questo ha distrutto la propria capacità di affrontare l'infinito. Ed è l'immagine della disperazione di Wojtyla che voi vedete alla finestra, è l'immagine dell'uomo che ha gettato via la sua possibilità di esistenza semplicemente perché si credeva il padrone del mondo. Ed è un modo col quale viene buttata via l'esistenza, perché il potere di essere, il potere con cui noi ci rappresentiamo nella nostra vita, va alimentato e va organizzato tutti i giorni. È tutti i giorni che noi viviamo per sfida, tutti i giorni il mondo ci guarda, in tutti i giorni il mondo ci mette alla prova, in tutti i giorni gli oggetti del mondo mettono in atto delle strategie all'interno delle quali noi siamo coinvolti, e all'interno di quelle strategie noi non siamo coinvolti passivamente, ma dobbiamo mettere in atto a nostra volta delle strategie, strategie di adattamento, strategie per soddisfare i nostri bisogni, i nostri desideri, strategie di adattamento anche fra i nostri bisogni, i nostri desideri e quella che è la norma, quelle che sono le regole della società. Pertanto esistono sempre delle strategie che noi dobbiamo fare, e il vivere per sfida, il vivere con determinazione, il vivere con consapevolezza, il vivere con quella consapevolezza che ti dice: questi sono i miei bisogni, questi sono i miei desideri, questo è ciò che io vorrei, questo è ciò che io posso ottenere attraverso queste cose e questo è ciò che io non posso ottenere. Però il fatto che io questo non lo posso ottenere non lo devo negare e ritorcermelo contro, ma devo comunque organizzarmi per riuscire a conoscere queste cose, per riuscire a raggiungere la soddisfazione dei bisogni, la soddisfazione dei desideri, la soddisfazione di quello che io posso fare nell'ambito delle condizioni che mi trovo. Chiaramente non sarò mai in grado di stravolgere tutte le condizioni della mia esistenza, però all'interno delle condizioni della mia esistenza io devo poter agire in maniera coerente, in maniera soddisfacente per quelle che sono le mie tensioni e i miei bisogni. È questo che trasforma gli esseri umani da bestiame, bestiame che viene condotto al macello dal Dio padrone, ad esseri che fanno partorire il proprio corpo luminoso e che vanno a bere dall'acqua di Mnemosine. Il concetto di andare a bere l'acqua di Mnemosine e superare i guardiani, che apparteneva alle antiche religioni, in realtà appartiene a sempre, appartiene a tutti. Cioè, noi in ogni istante della nostra vita procediamo attraverso veri e propri scoppi di energia, le nostre strategie, le nostre rabbie, i nostri bisogni, le nostre eiaculazioni, il nostro piacere della vita, e sono tutti scoppi di energia che avvengono dentro di noi. E questi scoppi di energia non sono altro che ciò che ci dilata. Il piacere di una lettura, per esempio, il piacere di leggere qualcosa che ci affascina, che ci coinvolge, è uno scoppio di energia che ci dilata nella vita. E la ricerca di questi scoppi di energia continui, la ricerca continua anche della sfida, la ricerca continua anche del capire le cose, di chiarire quelle che sono le cose che ci stanno attorno, è sono scoppi di energia che ci aiutano a svilupparsi la nostra esistenza. Leggevo un articolo su Focus, credo che sia l'ultimo Focus, che parla appunto di ciò che noi non vediamo, cioè guardiamo delle cose, in realtà ci sfuggono migliaia e migliaia di particolari, anzi spesso le cose nemmeno le guardiamo, cioè nemmeno le osserviamo. Ed è in realtà un modo con cui noi manipoliamo la nostra attenzione, o la nostra attenzione è stata manipolata e abbiamo accettato che venga manipolata in quel modo. Pertanto ci sfuggono spesso milioni e milioni di particolari
nella nostra esistenza, e spesso quei particolari che ci non solo ci sfuggono, ma anche quelli che noi riusciamo a vedere, le cose che riusciamo a sentire, non riusciamo a collocarli nel significato complessivo e nell'insieme in cui quelle cose si esprimono. Pertanto, come direbbe Don Juan a Castaneda, io come stregone ti posso anche rivelare tutte le verità di questo mondo, cioè tutte le cose potenti che esistono in questo mondo, ma anche se io te le rivelo e tu non riesci ad interiorizzarle, farle tue, trasformarle, ributtarle nella vita, comprendere a cosa ti servono, a far diventare strumenti con cui agire nella tua esistenza, anche se io ti rivelo tutti i segreti possibili e immaginabili dell'universo, tu non saprai che fartene. È come se 100.000 anni fa ci fosse un fucile mitragliatore. Un fucile mitragliatore, 100.000 anni fa gli uomini non sapevano cosa farsene. E per cui non sapere cosa farsene, quell'oggetto praticamente non esisteva. E così nella nostra vita, nella nostra oggettività, in tutto quello che noi facciamo, migliaia e migliaia di elementi, di cose ci vengono incontro e spesso le lasciamo passare, cioè non abbiamo l'attenzione, non abbiamo la pietas, non si pronuncia così, mia figlia mi dice sempre parole perché non lo dico in maniera corretta, cioè non abbiamo l'attenzione per le cose del mondo. Pietas, che poi non è pronunciato correttamente, non ha importanza, è l'attenzione per gli oggetti del mondo, l'attenzione per ciò che noi abbiamo, l'attenzione per i genitori, l'attenzione per la famiglia. Vabbè, questo viene trattato più comunemente, diciamo l'aspetto più comune, ma è l'atteggiamento proprio nei confronti degli dèi, nei confronti del mondo, nei confronti delle tensioni, nei confronti della vita sociale, nei confronti dei bisogni delle persone, delle passioni, dei desideri. Ecco, noi ci manca questa attenzione, pertanto cose che sono drammatiche ci appaiono come ovvie, altre cose facciamo finta di non vederle, in fondo non ci interessano, altre cose non gli diamo peso, altre cose ancora invece che sono infime, che sono irrilevanti, gli diamo un valore dentro di noi talmente grosso che sembra che ci sia la fine del mondo. E così perdiamo quella che è l'attenzione per gli oggetti del mondo e alla fine ci troviamo davanti alla morte del corpo fisico quasi impotenti, cioè avendo subito quella che è la nostra vita, avendo subito il condizionamento educazionale, avendo subito la società per come si è posta, avendo subito la norma, le regole e averle interiorizzate, aver accettato la verità, in fondo è lo stesso, fate battezzare i figli, è lo stesso, mandate a scuola, mandate a catechismo, metteteli in ginocchio, in fondo è lo stesso, è lo stesso. È lo stesso, e dopo fu sempre lo stesso, e ciò che noi paghiamo in quello è lo stesso, è la quantità della nostra energia, è la nostra capacità di affrontare, di afferrare il mondo, la nostra capacità di guardare il mondo, la nostra capacità di usare l'attenzione nei confronti del mondo, la nostra capacità di essere propositivi nei confronti del mondo. E quando noi diciamo è lo stesso, infinite opportunità ci passano vicino e noi non le vediamo, ci sfuggono, non riusciamo neanche a riconoscerle, non sappiamo neanche a cosa servono. E così ogni giorno perdiamo un pezzo della nostra esistenza. E allora quando ci si trova alla morte del corpo fisico, ci si ritrova vuoti, perché tanto era lo stesso. E questo è l'orrore del condizionamento educazionale cristiano, cioè portare le persone a morire vuote, a morire perché tanto sono oggetti posseduti dal Dio padrone, il padrone fa quel cavolo che vuole e le persone non hanno diritto di determinare se stesse, non hanno il diritto di decidere per se stesse. Terri schiavo, la vicenda ultima è sintomatica, come la propaganda cristiana, quello si doveva stabilire che le persone sono bestiame del Dio e solo Dio ne può fare quel cavolo che vuole. Quando arrivò il cristianesimo venne distrutta la medicina perché era Dio che poteva dare la malattia o la salute, e allora si distrusse la medicina. Oggi siamo i cristiani hanno usato la medicina per macellare una persona e farla morire il più lentamente possibile, impedirgli di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso e mantenerla come un oggetto che sia là a vegetare, perché questo glorificava il suo Dio padrone. Nello stesso tempo centinaia di persone vengono staccate chiaramente le macchine normalmente, ma questo non si sa,
Cioè, non ci sono soldi per mantenere le macchine. Negli Stati Uniti la medicina è una questione di soldi. Se hai soldi, vieni curato. Se non hai soldi, vai con Dio. Vai con Dio, cioè vai a morire, cioè fatti tuoi. E questa ottica, questo modo di essere, questo modo di rappresentarsi, però lo vediamo nella propaganda. La propaganda doveva sancire che la terra di schiavo era una bestia posseduta dal Dio. Non poteva decidere per se stessa, per la propria vita, non poteva decidere di morire. Ed è questa in realtà che è stato l'essenza dello scontro. E le persone o sono se stesse, o sono padrone di se stesse, possono decidere per la propria vita, al di là che fanno o non fanno errori, ma questo sono affari loro. Oppure sono bestiame possedute da qualcosa, possedute da Dio, possedute dal padrone, possedute dalla società. Se in questa società, al di là di come noi, ognuno di noi poi può pensarla, ci fosse il diritto assoluto dell'uso della propria persona, questa società sarebbe costretta a costruire la felicità delle persone, perché solo costruendo la felicità delle persone, o tentando di farlo almeno, potrebbe garantirsi le persone che lavorano, che vivono, che amano e che fanno la loro vita. Questo è in realtà la religione pagana politeista. È un modo attraverso il quale vedere la vita e affrontare la vita, perché alla fin fine ci interessa abbastanza relativamente ciò che avverrà all'atto della morte. A noi ci interessa vivere con passione, vivere con desiderio, vivere con piacere, vivere nella migliore situazione possibile, perché alla fin fine dopo moriamo. E quelli sono i limiti dell'esistenza degli esseri della natura: nascita del corpo fisico e morte del corpo fisico. Ma a noi ciò che ci interessa è quello di vivere al meglio. È questo che ci interessa. Ma è solo vivere al meglio che si può trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Vivere sottomessi a una morale, specialmente a una morale coercitiva, vivere sottomessi a una verità, vivere sottomessi all'obbedienza, vivere sottomessi a un'obbedienza che ti costringe a distruggere la tua capacità psichico-emozionale perché devi adattarti a quella norma? E questo è l'orrore, questa è la distruzione dell'uomo. Bene, allora io intanto qui ho finito la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che nella seconda parte, dalle 19 alle 20, andrò avanti col discorso su chiudere il dialogo interno. Perché fatto il discorso fra la vita e la morte, bisogna anche che andiamo a vedere quali sono gli strumenti per riprenderci nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita, nonostante l'orrore cristiano. E questo continueremo con il discorso dalle 19 alle 20. Intanto do il via alle telefonate. Vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838, e vediamo qualche notiziola di giornale. Pronto? Ciao! Ciao, Lara, come Ciao. stai? Bene, bene. Dai, anche oggi, eh. Sono un po' stanco, ma insomma, dai. Ma lavoro tutto Ho quanto. fatto la notte mia. Caro, è festo. Ah! Sei, è festo, eh. In che senso? È festo, non lavora nei vulcani, non è. È festo? Sì, non avevo ferrato il nome, certo. Sì. È un lavoro pesante, ma nonostante tutto Insomma, dai, sei morto. cerco di trasformarmi, dai. Capito? Prima hai citato un libro, Il Tempio del Cosmo, Sì, di Naidler, esatto, Jeremy. si esprime, cioè si dice Naidler proprio come è scritto? Nai greca, Dler, Dler, e Jeremy, Jeremy. Jeremy. Non so neanche se ora, ma non credo mia perché. Ma di riposo, credo che sia, vediamo un attimo, abbastanza vecchio, vediamo un attimo da quando è, perché Io ho. ogni tanto, sì, abbastanza, costava 35.000 lire allora. Ah, buonasera, no, perché gode cioè, sul cosmo, sulla voce cosmo, che ne ho, ma i piqui. 1997, Ah, buon. del 96, Ok. insomma quasi 10 anni. Sì, no, ma questo qua mi interessa, appunto. Se te hai qualche novità, magari, che mi. Io, sentomi se ne ho qualche che MS, te la dici, parliamo. è che ogni tanto bisogna che frugga anche nella libreria, perché ormai c'è un magazzino, cioè, alla fin fine. Mi qua sulla tavola, guarda tutto pieno, Terribile, guarda, io ho uno studio ormai fatto a magazzino. Fa conto che fra le trasmissioni, fra internet, fra preparare i pezzi, un giorno o l'altro non ci capirò più niente. Ma meglio così, certo, perché piuttosto che questo monoteismo, no, bimillenario, non voleva tutti quanti ignoranti, Pio, tutti quanti stupidi di questa cosa qua, oh.
Guarda, è una cosa impressionante, ritagli di stampa, Anche a articoli, poi. me mi sono messo una Pazzesco. volta a ritagliare giornali, roba così, dopo ho piantato perché sicuramente. È pazzesco. Beh, d'altronde serve per No, memoria, scherzi, eh. Cioè, guarda che io certi articoli li tiro fuori anche dopo 10 anni, anche a 11 me, ma anni, non li eh. cosa messi in cartolina, Ah, i sì? cartoloni esattamente proprio, già selezionati. Fa conto che io di ritagli e incollati su pagina, perché poi cerco anche di metterli più a posto possibile. Se li metto da terra in alto fa 190 centimetri E voglio, sì che la foglia. Beh, è ma del ti dico che 90, del 94 che ho raccolto articoli. Madonna, ma Sì. deprimimi, deprimimi. Mi sto con Mauro, mi dicono da ritagliare ancora, non ha tanti, ma però i giornali messi là, capisci? Sì. Non, cioè, non ho mai voi, però abbiamo che mettere, insomma, Una ecco. volta ho detto, faccio la storia di tutti gli articoli che sono venuti fuori sul paganesimo. Sì, come no, ho fatto niente. L'altra volta ho detto, faccio l'analisi delle relazioni fra cristianesimo e campi di sterminio. Ho fatto niente. Se tutti i Cazzo. materiali messi a, cioè, hai tutto, capisci, anche in testa, eccetera, però ci vuole tempo, sai. Ho trovato, a proposito, scusa se ti Dimmi, dimmi. interrompo, un libro della Neri Pozza di Sterpellone, un medico, no? Sugli esperimenti nei lager nazisti, no, della Neri Pozza, scusami, della Mursia. Morsia. Sterpellone, aspetta, ce l'ho qua vicino, dunque, è molto. Ci sono delle fotografie che Sì, ti viene infatti, pelle d'oca, sì, ma lasciamo perdere, meglio, dai. No, te lo dico neanche. Comunque è di Sterpellone, un medico, Sì, ha scritto dei libri sì, sugli sì. esperimenti di tutte le razze, sette pagine, sette fotografie, che robe da Sì, allucinanti, robe. E dopo, non so se conosci Erich Neumann, La personalità nascente del bambino, struttura e dinamiche. no. È l'ultimo libro che ha scritto, perché dopo Sagamo è morto, sarà anche incompleto. Comunque è della Red, immagine nel profondo, era uno psicanalista, comunque Sì. jungiano, no? Ha scritto La terra, madre, dea, e il terra nell'era moderna, significato l'archetipo della terra nell'era moderna. Va bene. E dopo La luna nera di Jutta Fosse. Questo è il libro che parlo con Francesco. Lui Ah, c'ha la Francesco, memoria, no, mi Francesco libri non è. leso tutti quanti, però uno alla volta. L'ha nominato Francesco, Sì. appunto, l'ho trovato fuori. Sì, 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 sì. E È lui che è un sì. bibliofilo che si ricorda titoli e autori. Io non Me, ricordo infatti, titoli mi e ha cassato perché ho preso uno di Ilman, l'ultimo, però non è l'ultimo, è del 98, ce l'avevo già la anche. Bella strega. fortina, me l'ho buttato indietro, insomma, E l'ho buttato beh. indietro. E dopo, a proposito della pietà, si legge Pietas, c'è quell'accento Lo so, siciliano. ho sempre sto accento, mia figlia mi dice sempre parole. Sì, perché è un'altra Certo. concezione della. Cioè, è una cosa diversa. Certo. Infatti, ho guardato sul dizionario degli antichi romani o così. D'accordo, Devo Francesco. buttare solo perché devo cambiare trasmissione. Ok, Boh, ciao, vi ciao, sentiamo Francesco. stasera. Ciao, ciao, Ivano. Ciao, ciao. Bon, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Mando subito la pubblicità e a risentirci. Ciao a tutti.